E allora perché si devono prendere per il culo così? Perché gli permettiamo di prendersi per il culo con scoperto il latte della vita? Una cosa così non la scopri! Innanzitutto mi farebbe piacere iniziare con un saluto a una persona che è scomparsa pochi giorni fa, che è Frank Biancheri. Frank Biancheri forse è sconosciuto alle masse, ma è colui che ha fondamentalmente iniziato il progetto Erasmus. Era lui, quando faceva il rappresentante degli studenti, era lui seduto a fianco a Mitterrand per mettere in piedi il progetto Erasmus, il progetto che permette lo scambio tra gli studenti. E questo è forse stato uno il primo gesto di una lunga vita che Frank ha dedicato a mettere insieme un'Europa fatta non solamente di moneta, ma è un'Europa di cittadini. Detto questo, iniziamo con il primo di una serie di eventi divulgativi che noi faremo, che tratteranno della Costituzione, del Parlamento e dei vari organi, in generale per cercare di capire il funzionamento del sistema politico italiano. Per fare questo abbiamo qui con noi un amico, prima di tutto, nonché militante del Movimento 5 Stelle e attivista del Meetup di Parigi e del Meetup Europa, e nel tempo libero professore di diritto all'Università Parigi Ovest. Ci diamo del tu perché siamo certo. Colleghi, amici e tutto, quindi non è... Ok, appena, se non riesci a spiegarci la Costituzione in maniera semplice, sarà il bagno della Senna. Questo è allora, cercherò di essere il più chiaro possibile. Esatto. Per evitare per un periodo di freddo. Esatto. Partiamo con la prima semplice domanda. Come e quando nasce la nostra amata Costituzione? Allora, grazie Massimiliano. È un'ottima domanda perché ci permetterà di capire non solo l'origine, ma anche i punti essenziali sui quali la nostra Costituzione è fondata. Usciti dalla Seconda Guerra Mondiale e da una lunga dittatura, il 2 giugno del 1946 gli italiani furono chiamati non solo a scegliere la forma di Stato, e come noto optarono per la Repubblica, ma vennero anche chiamati a scegliere i membri dell'Assemblea Costituente. Assemblea Costituente che sarà incaricata di redigere la nuova Costituzione. I membri dell'Assemblea erano 556. E in essa vennero rappresentati i maggiori partiti politici dell'epoca, quali la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista e il Partito Comunista. I lavori dell'Assemblea durarono un anno e mezzo. E l'Assemblea completò la sua sessione il 22 dicembre del 1947, quando approvò, diede l'approvazione finale del testo costituzionale con un'amplissima maggioranza di 453 voti e con 62 contrari. Dopo essere stata promulgata il 27 dicembre del 1947 dall'allora capo provvisorio dello Stato, la Costituzione entrerà in vigore il 1 gennaio del 48. È bene collocare storicamente la Costituzione perché possiamo capire alcune cose. Innanzitutto che si tratta di una Costituzione venuta dal basso, ossia elaborata dai rappresentanti dei partiti di massa scelti liberamente dai cittadini. E possiamo anche notare, attraverso il carattere eterogeneo dell'Assemblea Costituente, all'interno della quale c'erano più partiti, partiti anche da loro ideologicamente opposti, possiamo notare che la Costituzione assume un carattere compromissorio. In che senso compromissorio? Nel senso che in essa troviamo degli articoli, delle disposizioni che hanno uno stampo tipicamente socialista. Basti pensare all'articolo 1, il più famoso, secondo cui l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Ma troviamo al tempo stesso degli articoli di ispirazione di stampo cattolico, quale l'articolo 7, all'interno del quale la Chiesa viene riconosciuta come uno Stato indipendente e sovrano, nonché nell'articolo 29, in cui la famiglia è riconosciuta come società naturale fondata sul matrimonio.
Questo fugace richiamo storico ci permette anche di capire alcune scelte di fondo dei nostri padri costituenti. Quale il ruolo centrale assegnato al Parlamento? La particolare attenzione data ai diritti fondamentali dell'individuo e la particolare protezione delle minoranze, minoranze politiche, linguistiche, territoriali e sociali, nonché la previsione di alcuni meccanismi di controllo al fine di evitare la cosiddetta dittatura di una maggioranza politica e quella di un uomo forte solo al comando. Queste scelte, questa particolare attenzione a questi strumenti di controllo, sono dovute al fatto che le forze politiche all'epoca hanno scritto le regole del gioco prima che questo iniziasse. È noto che non avendo nessuna certezza nel 1947 su quale soggetto politico andava a governare l'Italia repubblicana dopo 1948, come viene sottolineato da Roberto Bin, un costituzionalista di Firenze, la paura di soccombere ha prevalso sul desiderio di imporsi. Questo motivo, che troviamo all'interno della nostra Carta Costituzionale, fortunatamente, la predisposizione di una serie di strumenti per evitare delle derive antidemocratiche. Eccoci qua. Allora, quindi, se ho ben capito, in fondo la nostra Costituzione è un po' come il Movimento 5 Stelle, è imitato, nasce dal basso. Nasce dal basso, indubbiamente. Ed è stata strutturata in modo da evitare l'uomo della provvidenza, colui che scende in campo, colui che comanda e viene a salvarci in un certo qual modo, e quindi è stata studiata per evitare la vittoria schiacciante di qualcuno e creare un concerto tra le persone, tra le varie opinioni. Certo, diciamo che i costituenti è come se fossero stati dei veggenti, perché quando scrissero la Costituzione avevano già previsto che nell'Italia di fine di millennio e dell'inizio di terzo millennio sarebbe nato magari un Silvio Berlusconi, e la Costituzione italiana è proprio pensata per arginare figure quali quella di Silvio Berlusconi. Come composta la Costituzione? Andiamo un po' più nel dettaglio. Certo. Devi essere sempre chiaro come adesso. D'accordo. Pena banera. Allora, innanzitutto è interessante e fondamentale, direi, analizzare, o meglio, esporre, la struttura della Costituzione. Come viene composta? Abbiamo una parte introduttiva, che è composta di 12 articoli, all'interno dei quali troviamo i principi fondamentali. Abbiamo poi una prima parte, nella quale sono contenuti i diritti e i doveri dei cittadini, ed una seconda parte dedicata all'ordinamento della Repubblica, all'interno della quale si trova la disciplina degli organi costituzionali, ossia gli organi politici più importanti, quali il Parlamento, il Presidente della Repubblica, il Governo, la magistratura, gli enti territoriali, regioni, province e comuni, la Corte Costituzionale, e la Costituzione si chiude con la procedura di revisione costituzionale, di cui all'articolo 138, e i limiti alla revisione. Tra i principi costituzionali valgono, tra i principi fondamentali, valgono la pena di essere menzionati quello secondo cui la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nei limiti e nelle forme stabilite dalla Costituzione. È interessantissimo anche ricordare l'articolo 2, secondo cui la Repubblica riconosce e garantisce i diritti fondamentali dell'uomo, i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità. Vale la pena di menzionare anche l'articolo 3, all'interno del quale noi troviamo sancito il principio di uguaglianza formale, secondo cui tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, nonché il cosiddetto principio di uguaglianza sostanziale, al secondo comma dell'articolo 3, secondo il quale è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese.
degno di nota è anche l'articolo 4, all'interno del quale noi troviamo il riconoscimento del diritto del lavoro, rispetto al quale la Repubblica si impegna a rendere effettivo tale diritto. Poi, che viene sancito anche affinché ogni cittadino possa concorrere al progresso materiale e spirituale del paese. Nell'articolo 5 troviamo un principio, ahimè, troppo spesso dimenticato, soprattutto dalla Lega Nord, che è quello della unità e indivisibilità della Repubblica. Nell'articolo 11, per esempio, poi troviamo il ripudio della guerra da parte dell'Italia. Passiamo alla prima parte, che la prima parte è quella più densa di contenuto, all'interno della quale troviamo i diritti non solo individuali, ma i diritti sociali. La prima parte, relativa ai diritti e ai doveri dei cittadini, si compone di quattro tipi. Il primo dei quali disciplina i rapporti civili. Nel primo titolo relativo ai rapporti civili noi ritroviamo le classiche libertà fondamentali, i classici diritti fondamentali, quali il diritto alla libertà personale, definito inviolabile, il diritto alla libertà di domicilio, alla libertà e segretezza della corrispondenza, la libertà di riunione e di associazione, tutta una serie di libertà che i padri costituenti hanno sentito la necessità di sancire formalmente nella Costituzione per opporsi alla dittatura fascista. Nell'articolo 21, famosissimo, troviamo il principio della libertà di stampa. Il secondo titolo della prima parte della Costituzione è relativo ai rapporti etico-sociali, all'interno del quale, titolo secondo, all'interno del quale noi troviamo il riconoscimento e la tutela della famiglia e della filiazione. Troviamo l'impegno della Repubblica a avere un particolare riguardo alle famiglie numerose. Troviamo il riconoscimento della salute non solo come diritto individuale, ma anche interesse della intera collettività. E il principio secondo cui la Repubblica deve garantire cure gratuite agli indigenti. Troviamo il principio che l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. Troviamo anche un altro principio, che è un programma, secondo il quale i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno il diritto di raggiungere i gradi più alti dell'istruzione. Poi parleremo, naturalmente, dell'attuazione o meno, purtroppo, di questi principi. Nel titolo terzo della prima parte, troviamo disciplinati i rapporti economici. L'articolo 34 sancisce con nettezza che la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. All'articolo 36 troviamo un principio essenziale, secondo cui il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro, e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Sempre nel titolo terzo troviamo il riconoscimento della libertà sindacale e del diritto di sciopero, nonché quello della libertà di iniziativa economica privata. Nel titolo quarto, relativo ai rapporti politici, troviamo la disciplina del diritto di voto e alcuni principi relativi ai partiti, tra cui un articolo, l'articolo 54, interessantissimo, purtroppo molto spesso dimenticato, secondo cui i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. La Costituzione che cos'è? Questa prima parte della Costituzione che cos'è? È innanzitutto un programma. Un programma a chi? Un programma al Parlamento e al Governo. Ossia, perché? Perché la Costituzione detta una serie di obiettivi che devono essere perseguiti pubblicamente. È un programma, ma è al tempo stesso un limite perché? Perché la Costituzione indica e impone una serie di vincoli all'esercizio del pubblico potere. Perché i pubblici poteri, governo e Parlamento, non potranno mai oltrepassare quei limiti stabiliti dai padri costituenti a tutela dei diritti fondamentali e delle minoranze. Costituzione come limite e Costituzione come problema.
limite che si pone poi all'azione dei vari organi costituzionali. Allora, qua è quasi schierato il bagno della Senna, poi vedremo i commenti se ci diranno se dobbiamo o meno buttarti. Dobbiamo lanciarti. Ma vedremo un po'. Per il momento sono salvo. Per il momento sei salvo. Dimmi un po' se ci ho capito. Praticamente tu mi hai detto che possiamo guardare la Costituzione da due punti di vista, per farla semplice. Un po' come un programma da un lato in cui ci sono gli obiettivi, per esempio rendere effettivo il diritto al lavoro, che è un po' il contrario, mi verrebbe a dire, a ciò che la Di Fornero ha quello. detto, il CIUSI, lo schizzinoso. Cioè, loro dovrebbero fare esattamente l'opposto da quello che c'è scritto nella nostra carta. E soprattutto non solo rendere effettivo il diritto al lavoro, ma anche permettere ad ogni cittadino di concorrere con il suo lavoro al progresso materiale e spirituale della società. Quindi partecipare dal Partecipare, basso, certo, tutto dal direttamente. basso. Tra Ma che la l'altro, scritta qualcuno di che ha 5 stelle sulla testa? c'è nel principio dell'uguaglianza sostanziale, si dice proprio che la Repubblica si deve impegnare a rimuovere quegli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Vorrei solamente far vedere una cosa. Noi abbiamo qui la Costituzione. Proprio per Testo casualmente fondamentale fondamentale di base che dovrebbe essere anche normalmente, insegnato alle scuole. normalmente il tono a casa mia serve per tenere sulla tavola, ma in questo caso ho un utilizzo migliore. E per ricollegarmi a ciò che hai detto. L'altro punto di vista, oltre a quello del programma, diciamo, del solco tracciato da seguire, sono i paletti che pone, i I limiti limiti, i limiti. che devono essere rispettati da chi ci governa, che non possono fare tutto ciò che gli pare. Assolutamente no, assolutamente Devono, nella loro azione di governo, sempre e comunque restare nei no. paletti All'interno, scritti nella scritti nella Costituzione. Costituzione. Allora, grazie della domanda. Quindi, anzitutto, vediamo I limiti, quali sono i esatto. limiti e quali sono gli organi che sono chiamati all'interno del sistema politico italiano a prendere delle decisioni. E qua veniamo alla seconda parte della Costituzione, che è composta da 6 titoli, e all'interno della quale troviamo disciplinato innanzitutto il Parlamento. E non è un caso che sia proprio il Parlamento ad essere il primo organo che riceve attenzione da parte della Costituzione. La scelta di indicare il Parlamento come primo organo è una scelta voluta e deliberata per marcare in senso stretto e pieno la centralità di questo organo. Perché? Perché l'Italia ha scelto di adottare un sistema parlamentare. E si chiama anche, permettetemi questa formula, sistema a bicameralismo perfetto. Formula che adesso spiegherò subito. Pena il Allora, pena bagno bagnata della da Senna. Senna. Allora, il Parlamento italiano si compone della Camera dei Deputati e del Senato. Ed è l'unico organo realmente rappresentativo, perché è l'unico organo rispetto ai quali gli elettori scelgono deputati e senatori. Perché si parla di bicameralismo perfetto? Perché il Parlamento si compone di 2 Camere, le quali hanno gli stessi identici poteri. E diciamo, questo è stato anche molto contestato da alcuni costituzionalisti, perché in realtà, nella maggior parte dei paesi europei, non c'è mai un bicameralismo perfetto, perché né le Camere nei paesi europei non hanno proprio effettivamente gli stessi poteri. C'è sempre una Camera preponderante e predominante sull'altra. In ogni caso, il Parlamento svolge la funzione legislativa, ma anche una funzione di controllo rispetto all'azione del governo. Funzione di controllo che si esplica attraverso il cosiddetto rapporto fiduciario, altro termine tecnico, secondo il quale si vuole indicare che il Parlamento deve dare
sempre la fiducia al governo e che la vita del governo è sempre e comunque legata alla volontà del Parlamento, che può sempre sfiduciarlo attraverso una mozione di sfiducia. Il Parlamento, come dicevo, è composto da Camera e Senato. Camera dei Deputati, all'interno della quale troviamo 630 deputati, di cui 12 eletti nella circoscrizione estero. Il Senato della Repubblica è composto da 315 senatori, di cui 6 eletti all'estero. Ai 315 senatori poi vanno aggiunti gli ex presidenti della Repubblica, che sono senatori di diritto a vita, e 5 senatori di nomina presidenziale, ossia il Presidente della Repubblica ha il potere di nominare 5 senatori. Il secondo organo che viene disciplinato dalla Costituzione è il Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica, come noto, non viene eletto dal popolo. Perché? Perché il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune. Che cos'è il Parlamento in seduta comune? È quell'organo elettorale che riunisce al tempo stesso deputati e senatori. E all'elezione del Presidente della Repubblica sono chiamati a partecipare anche 3 delegati per regione. Il Presidente della Repubblica viene eletto per 7 anni, viene eletto e deve essere scelto tra i cittadini italiani che hanno compiuto più di 50 anni di età. Chi è il Presidente della Repubblica e qual è il ruolo che gli hanno voluto assegnare i costituenti? Bisogna dire che il ruolo del Presidente della Repubblica è mutato nel corso degli anni. Però è chiaro che, secondo la visione della Costituzione, il Presidente della Repubblica non è un organo strettamente politico. In che senso non è un organo politico? È un organo di garanzia. Perché? Perché il Presidente della Repubblica non rappresenta nessun partito politico, dovendo restare sempre un organo imparziale. Organo imparziale e neutrale in quanto solo il ruolo del Presidente della Repubblica deve essere quello di garantire il rispetto della Costituzione, ossia garantire il leale svolgimento della vita politica che deve sempre svolgersi all'interno delle regole costituzionali. Il Presidente della Repubblica quindi non come organo della vita politica, ma come garante dell'unità nazionale e come rappresentante della Costituzione. Quali sono i poteri essenziali che la Costituzione assegna al Presidente della Repubblica? Sono il potere di scioglimento anticipato delle Camere e il potere di nomina del Primo Ministro e, su proposta di questi, dei Ministri. Il terzo titolo della Costituzione tratta del governo. Governo che non viene scelto direttamente dal popolo. Perché? Perché viene nominato dal Presidente della Repubblica a seconda delle indicazioni che il Presidente riceve dai parlamentari. Non c'è, di fatto, nonostante quello che vogliano che si dica in televisione o che dicano alcune parti politiche, non esiste in Italia l'elezione diretta del Premier, del Presidente del Consiglio, perché il Presidente del Consiglio è scelto dal Presidente della Repubblica su indicazione delle forze parlamentari. Questo spiega perché attualmente ci ritroviamo un governo che non è stato scelto dal popolo. Il quarto titolo della seconda parte troviamo disciplinato la magistratura. Magistratura che viene definita dalla Costituzione come autonoma e indipendente da ogni altro potere. I costituenti hanno voluto fare una scelta chiara e precisa in materia di magistratura. Perché l'indipendenza della magistratura si vede anche rispetto al pubblico ministero. A presidio dell'indipendenza della magistratura abbiamo un organo di autogoverno della stessa, ossia il Consiglio Superiore della Magistratura, che ha il compito di gestire le carriere dei magistrati e di decidere sull'azione disciplinata che viene esercitata nel loro. Il quinto titolo è relativo agli enti territoriali, sui quali non posso soffermarmi, ossia regioni, province e comuni. E vediamo al sesto ed ultimo titolo, all'interno del quale vengono disciplinate le garanzie costituzionali. Quali sono le garanzie costituzionali? La Corte Costituzionale e il procedimento di revisione costituzionale.
e attraverso Corte Costituzionale, procedimento di revisione costituzionale, noi riusciamo a capire qual è la forza della Costituzione. La forza della Costituzione è di essere superiore alla legge. Perché la Costituzione, quindi, come limite e come programma? Perché tutte le leggi ordinarie, tutti gli atti del pubblico potere, devono sempre e comunque rispettare la Costituzione. In caso di violazione di un principio costituzionale, esiste un organo, la Corte Costituzionale, che viene chiamata a giudicare sulla legittimità delle leggi. E qualora la Corte giudichi una legge costituzionalmente illegittima, ha il potere e il dovere di annullare tale legge. Corte Costituzionale, che è stata costruita dal Costituente, ha presidio del rispetto delle regole, come un guardiano del rispetto delle regole. E non è un caso che la Corte abbia una composizione strettamente tecnica, perché chi sono i giudici costituzionali? I giudici costituzionali sono degli altissimi esperti di diritto. Per essere giudice costituzionale è necessario essere o professore ordinario di università, in materia giuridica naturalmente, o un avvocato con 20 anni di esercizio, oppure essere un supremo magistrato. Giudici costituzionali che sono 15 e che vengono nominati 5 dal Presidente della Repubblica, 5 dal Parlamento in seduta comune e 5 dalle supreme magistrature, ossia Corte di Cassazione, Consiglio di Stato e Corte di Cassazione. In questo, in conclusione, la Corte Costituzionale è riuscita, secondo me, negli anni, a garantire il rispetto della legalità costituzionale e ad arginare alcune derive antidemocratiche che si sono purtroppo avute negli ultimi anni. Caro, allora... aspettavo al bagno. Qui il bagno è una sera, lo faccio io. perché sei chiaro. Io guardate, prendo appunti in tutto questo, proprio per essere certo di capire. Allora, da quello che ho capito, tu mi hai detto che, per tutto il Parlamento noi intendiamo cariche e Senato, questo lo sapevo anche io, vabbè, nel mio piccolo, no, però ribadiamolo anche perché spesso leggiamo sui giornali il Parlamento, stiamo parlando di tutte e due. Certo, di entrambe le Camere, infatti si parla di i due rami del Parlamento. E allora, vediamo se ho capito bene. Allora, il governo, quindi Monti o Berlusconi primo, per lui, è soggetto al Parlamento. Certo. Il governo, la vita del governo dipende sempre e comunque dalla volontà. Noi non eleggiamo il Presidente del Consiglio. Assolutamente. Benché sopra la scheda elettorale c'è scritto Berlusconi Presidente, Pino Pallino Presidente, eccetera. È il Presidente della Repubblica che, sentiti gli umori, così si può dire, del Parlamento, indica. Faccio io un esempio perché lo so. In passato è capitato che un Presidente della Repubblica non abbia nominato chi avesse vinto le elezioni, e stiamo parlando di Craxi, che non fu nominato da Ciampi? No, da Scalfari. No, da Bertini. Craxi, Scalfari. Bertini... Pertini fu coinvolto. Ah, certo, la B2 parla del 92. Esatto. Nel 92, è chiaro. A dimostrazione che, uno, siamo in diretta, due, io non sono un esperto, ma è lui, tre, non eleggiamo il Presidente, ma eleggiamo dei parlamentari che sono i nostri terminali, in un certo qual modo, i nostri portavoce di quelle che sono le nostre opinioni e idee. E loro sono loro che indicano al Presidente della Repubblica, il quale lui sceglie tra i vari cittadini che hanno determinate caratteristiche. Altra cosa, mi è parlato. Diciamo che abbiamo fatto bene a parlarne del fatto che nella scheda elettorale noi troviamo, per esempio, Popolo delle Libertà, Berlusconi Presidente. Lasciamo stare Berlusconi, facciamo anche per far condicio, PD meno L, Bersani Presidente. O Renzi Presidente, chi sarà di loro. Ma nella stessa legge elettorale, siccome K
Calderoli, o meglio, la gente, i tecnici che l'hanno scritta per Calderoli, avevano paura di un'incostituzionalità diretta di questa legge elettorale, hanno scritto senza toccare le prerogative del Presidente della Repubblica. E il rispetto dell'articolo 92, all'interno del quale noi ci troviamo, la regola secondo cui è il Presidente della Repubblica che sceglie il primo ministro. Di fatto, l'unico organo che viene, che si chiama direttamente rappresentativo del sistema italiano, è il Parlamento. Perché l'unico organo che i cittadini scelgono sono i parlamentari, è il Parlamento. E gli altri sono organi indirettamente rappresentativi. Perché? Perché non vengono scelti direttamente dal popolo, ma sono scelti dai rappresentanti del popolo. Il Presidente della Repubblica è un organo indirettamente rappresentativo. Il governo è un organo indirettamente rappresentativo, perché non è scelto dal popolo, ma è scelto dal Presidente della Repubblica a seconda della volontà della maggioranza parlamentare. Ed è per questo che oggi ci troviamo un governo diverso da quello che è stato, diciamo, rispetto al quale i cittadini hanno votato nel 2008. Questo governo tecnico, che tra l'altro la stessa formula di governo tecnico contiene una contraddizione e un palese fallimento dei politici attuali. Come? Perché il governo formato dai tecnici è formato da persone competenti, mentre il governo dei politici sarebbe un governo di incompetenti, perché se i politici hanno bisogno di chiamare dei professori al governo, si vede che non riuscivano a gestire la cosa pubblica. Allora, Matteo da Lugano, Matteo Salani, ha fondamentalmente anticipato quella che era anche una domanda che volevo fare, ma l'ha scritta prima lui, quindi te la pongo a nome suo. Lui fondamentalmente ci chiede come mai sentiamo dire che la Costituzione è sotto attacco, chi la vuole cambiare e perché, e tutti i principi sono implementati da leggi e quali ancora no? Allora, innanzitutto rispondo prima a una domanda sugli attacchi alla Costituzione. Di attacchi ce ne sono stati diversi. Il primo grande attacco, diciamo, è stato un attacco segreto, ossia il famoso piano di rinascita democratica elaborato dalla loggia P2. Perché? Perché chiaramente la Costituzione, nel porre una serie di vincoli e di limiti all'esercizio del governo e del potere pubblico, la Costituzione ha iniziato ad essere un ospite scomodo all'interno della vita politica italiana. Scomodo per le persone che stavano all'epoca al governo. Già nel piano di rinascita democratica noi troviamo la volontà, ad esempio, di ridurre il ruolo e l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. L'attacco alla magistratura, alle disposizioni costituzionali sulla magistratura, è stato, diciamo, al centro dei vari tentativi di riforma costituzionale. Un altro attacco ai principi costituzionali in materia di indipendenza e autonomia della magistratura lo ritroviamo, ahimè, nella famosa commissione bicamerale presieduta da Massimo D'Alema nel 1997, all'interno della quale si voleva ridurre, per esempio, diciamo, abbassare il ruolo del CSM. Altro attacco alla Costituzione e ai suoi principi fondamentali è avvenuto da parte della maggioranza di Silvio Berlusconi con la riforma, per fortuna scampata, del 2006. Quando il governo di Silvio, la maggioranza di Silvio Berlusconi approvò a maggioranza assoluta una riforma costituzionale e venne quindi chiamato il popolo a pronunciarsi su di essa, il popolo rigettò, credo al 62, con il 62% dei consensi contrari, questa riforma costituzionale. Quindi l'attacco alla Costituzione proviene sia, diciamo, l'attacco alla Costituzione è stato bipartisan, ma è relativo non solo alla magistratura, ma anche alla forma di governo parlamentare, perché ancora oggi si sente il PDL, credo il PD meno L no, però sicuramente il PDL e in rappresentanza del PDL Angelino Alfano, ancora che tenta di introdurre un sistema semipresidenziale. Ora, io personalmente sono del tutto contrario all'introduzione del sistema semipresidenziale in Italia. Perché?
perché pensiamo noi solamente a un Berlusconi con i poteri di un presidente della Repubblica francese. Negli anni passati, credo che non ci saremmo salvati dalle derive antidemocratiche che ci sono state nel corso degli ultimi anni. Derive antidemocratiche che, diciamo, sono state evitate non solo grazie al ruolo del presidente Ciampi, ma anche grazie al ruolo della Corte Costituzionale. Quanto alla inattuazione della Costituzione, l'inattuazione o l'incompiutezza della Costituzione la risposta a questa domanda necessita un chiarimento storico. Si parlava di inattuazione della Costituzione già negli anni 50. Perché? Perché successivamente all'entrata in vigore della Costituzione ci fu una sorta, quello che viene chiamato, un periodo di congelamento costituzionale, nel quale molti principi della Costituzione e molti organi restarono lettera morta. Dobbiamo aspettare solo il 56 per vedere la Corte Costituzionale emanare la sua prima sentenza, il 1958 per vedere funzionare il Consiglio Superiore della Magistratura, e dobbiamo aspettare addirittura il 1970 per avere la legge di attuazione del referendum abrogativo. Quindi tardiva attuazione di alcuni organi e strumenti essenziali della Costituzione. Quando si parla attualmente di incompiutezza della Costituzione, secondo me ci si vuole riferire a un altro aspetto, ossia all'aspetto della inattuazione dei valori essenziali sui quali la nostra Costituzione si fonda. Con Massimiliano abbiamo nominato prima il diritto al lavoro. È chiaro, il diritto al lavoro adesso non solo non viene attuato, ma viene addirittura sbeffeggiato da parte dei rappresentanti politici. Quando noi leggiamo che la Repubblica deve promuovere lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, e quando leggiamo che la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione, articolo 9, principio naturalmente inattuato purtroppo dalla nostra classe politica. Quando leggiamo che la Repubblica tutela la salute come diritto dell'individuo e interesse della collettività, quale articolo più inattuato di questo? Tutela del lavoro in tutte le sue forme, tutela delle famiglie numerose, diciamo l'inattuazione della dei valori del programma, l'inattuazione del programma voluto dai costituenti purtroppo è sotto gli occhi di tutti. E non solo c'è un'inattuazione dal punto di vista pratico, ma c'è anche un sovvertimento del linguaggio utilizzato dal costituente. E questo l'ha messo benissimo in luce il professor Gustavo Zagrebelsky, professore di diritto costituzionale e anche presidente emerito della Corte Costituzionale. Zagrebelsky ha sottolineato come il linguaggio costituzionale sia stato completamente sovvertito dagli anni di Berlusconi. Se noi leggiamo nella Costituzione troviamo la presenza di un dovere di solidarietà, troviamo la parola dignità sociale e uguaglianza, troviamo parole come progresso materiale e spirituale della società, parole come cultura, ricerca, patrimonio storico e artistico, troviamo riconoscimento della libertà della scienza e dell'insegnamento. Troviamo il principio secondo cui tutti i cittadini sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Troviamo l'idea della fedeltà alla Repubblica. Troviamo l'idea dell'adempimento delle funzioni pubbliche con disciplina ed onore. Terminologia, purtroppo, completamente sovvertita dalla ideologia aziendalista che ha caratterizzato gli ultimi anni italiani. Quando noi pensiamo a un linguaggio del tipo politica del fare, consumare, bisogno, dove sono assenti parole come solidarietà, come assistenza, come fratellanza, giustizia ed equità sociale e protezione, quando pensiamo anche alla stessa politica scolastica delle 3I, in cui abbiamo inglese, internet e impresa, e dove nella scuola c'è una totale assenza della parola cultura, quando noi pensiamo a frasi del tipo scendere in campo, la discesa in campo, dove abbiamo
l'idea di un salvatore che scende dall'alto per salvare l'Italia e si sacrifica per il bene del paese. Naturalmente questa idea della discesa in campo, con la quale Silvio Berlusconi ha aperto il suo storico e famoso videomessaggio del gennaio del 94, ribalta completamente i principi cardine della democrazia rappresentativa. La democrazia rappresentativa che noi cerchiamo di propugnare, che noi cerchiamo di instaurare, la democrazia rappresentativa vuole che il politico venga dal basso, che il politico non sia altro che un rappresentante del popolo, scelto dal popolo, politico che lavora per il popolo, non un politico che viene dall'alto e scende in campo. Ma non solo, ma anche altri linguaggi sono del tutto estranei alla Costituzione. Pensiamo alla frase «non mettere le mani nelle tasche degli italiani». È una frase dietro la quale c'è il concetto che le tasse sono un furto per i cittadini e non servono al bene comune, ma sono solo un salasso dal quale ci si deve difendere. Nella frase «non mettere le mani nelle tasche degli italiani» si legittima di fatto l'evasore fiscale, per non parlare anche dell'idea di scudo fiscale. Il fisco diventa un nemico dal quale proteggersi, con completo sovvertimento e violazione del principio secondo cui tutti i cittadini sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Concludo con il linguaggio, perché il linguaggio è fondamentale, come abbiamo sempre detto, all'interno di un discorso politico. Quante volte adesso noi abbiamo sentito dal governo dei banchieri il termine sviluppo, crescita, rigore, conti in ordine, stabilità, ma mai frasi come tutela della salute, tutela dei deboli, tutela del lavoro salariato, protezione delle famiglie, sviluppo della personalità, partecipazione dei lavoratori alla vita del paese, frasi purtroppo e termini assenti nell'attuale linguaggio politico dominante. Caro, che dire, per riassumere volgarmente, assumo io la responsabilità di questa frase che dirò, possiamo dire che gli ultimi governanti ci hanno raccontato un po' di frottole, ci hanno raccontato e ci stanno raccontando cose che non stanno proprio nella Costituzione, o quantomeno non nel solco tracciato dalla Costituzione. Tra l'altro, mi avrebbe quasi domandato se erano dei grillini i padri costituenti che volevano questa democrazia dal basso col politico, la democrazia rappresentativa, come terminale del popolo. Diciamo che problemi tecnici, allora stiamo in chiusura, dai Mike. Ti voglio fare una domanda proprio sul ruolo del parlamentare, poi un sacco di domande che ci stanno arrivando tra l'altro. Io poi volevo dire anche una cosa, sul ruolo delle garanzie, degli organi di garanzie, come gli organi di garanzia sono riusciti a salvare, diciamo, alcune derive antidemocratiche degli ultimi anni. Ma questo poi lo rimanderemo a un prossimo incontro. Mi interessava fin d'ora sottolineare quale ruolo abbia svolto la Corte Costituzionale negli anni di Berlusconi. Corte Costituzionale che ha annullato una serie di provvedimenti legislativi. Pensiamo per tutti alle cosiddette leggi ad personam. Sappiamo che i lodi, il lodo Schifani prima e il lodo Alfano dopo, con il quale si è garantita la cosiddetta immunità alle più alte cariche dello Stato, quali anche il Presidente del Consiglio, sospendendo alcuni processi a suo carico, bene, sappiamo come questi lodi sono stati entrambi annullati, il lodo Schifani nel 2004 e il lodo Alfano nel 2009. Quindi
organi di garanzia voluti e pensati dal costituente, dai padri costituenti, che effettivamente hanno funzionato e che effettivamente si sono rivelati essere essenziali e fondamentali per evitare derive antidemocratiche. E un altro aspetto che viene, diciamo, molto meno sottolineato nei giornali, almeno in quei giornali che no, nella carta stampata, è per esempio il ruolo che ha avuto la Corte Costituzionale nel ripristinare molto spesso l'uguaglianza tra cittadini e stranieri extracomunitari. Noi sappiamo che la politica della Lega Nord è stata negli ultimi anni quella di, diciamo, è stata una politica per alcuni versi razzista. Pensiamo solamente alla vagamente. Pensiamo solamente alla cosiddetta aggravante di clandestinità, no? Che è stata voluta da Maroni, è stata pubblicizzata molto spesso. Aggravante di clandestinità che cos'è? Vuol dire che uno stesso reato, se viene commesso da un cittadino, viene punito con una pena, per esempio, di 5 anni. Se lo stesso identico reato viene commesso da uno straniero illegalmente residente in Italia, viene punito con una pena maggiore di 7 anni. Orbene, questa aggravante di clandestinità è stata annullata dalla Corte Costituzionale in quanto illegittima. Ma penso anche a un'altra norma pazzesca, ossia quella secondo cui per poter contrarre matrimonio lo straniero doveva presentare anche un regolare permesso di soggiorno. Norma introdotta nel 2009, ma che la Corte ha puntualmente annullato con una sentenza del 2009. C'ho una domanda cattiva. Vai. So che la risposta sarà difficile. Vedi tu se vuoi andare nella senna. La domanda cattiva è, allora perché la Corte Costituzionale, baluardo, se si può dire, della difesa della Costituzione, per il primato della giustizia, del diritto sulla politica, come dice Roberto Bin. Roberto Bin, hai studiato? No, me l'aveva detto di no, sì, questa cosa. Perché non è intervenuta sull'attuale legge elettorale? Allora, questa in realtà è una domanda un po' tecnica, perché i motivi per i quali la Corte non è potuta intervenire direttamente sull'attuale legge elettorale dipendono dal tipo di controllo che la Corte effettua sulle leggi ordinarie. La Corte è chiamata a controllare delle leggi ordinarie solo quando la questione di costituzionalità sorge all'interno di un processo. Ora, nell'ambito del suo controllo di costituzionalità delle leggi, la Corte non ha mai avuto occasione di pronunciarsi direttamente sulla costituzionalità dell'attuale legge elettorale. La Corte invece è stata chiamata a fare un'altra cosa sulla legge elettorale, è stata chiamata a giudicare l'ammissibilità del referendum abrogativo della legge elettorale. In una prima sentenza, in prime sentenze del 2008, quando la Corte ha ammesso un referendum che parzialmente abrogava la legge elettorale attuale, referendum che poi non ha raggiunto il quorum, quando la Corte ha ammesso questo quesito referendario nel 2008, ha velatamente criticato la legge elettorale attuale. Però la Corte stessa ha anche sempre specificato che nell'ambito del controllo di ammissibilità del referendum, la Corte non è chiamata a giudicare la costituzionalità della legge di cui si chiede l'abrogazione. C'è una successiva sentenza poi della Corte Costituzionale, molto criticata, soprattutto dall'IDV da Di Pietro, con la quale la Corte ha dichiarato inammissibile il quesito referendario sull'abrogazione della legge. È una sentenza di gennaio 2012. Perché la Corte ha dichiarato inammissibile il quesito referendario? Per ragioni, diciamo, tecniche, perché secondo la Corte Costituzionale la legge elettorale non è una legge qualsiasi. E quindi, perché? Perché la legge elettorale garantisce il funzionamento del sistema politico e non è possibile chiedere l'abrogazione totale della legge elettorale, perché altrimenti non si saprebbe più
come far funzionare il sistema politico. E infatti tutti i vari referendum elettorali che si sono svolti sono stati sempre su una parte della legge elettorale vigente. Alcuni referendum hanno avuto una portata manipolativa, quale per esempio il referendum del 93, però adesso non stiamo, altrimenti vado nella senna. Comunque, di fatto è che la Corte Costituzionale non ha mai dichiarato l'attuale legge elettorale, costituzionalmente legittima, perché non ha mai avuto modo di controllare effettivamente la sua legittimità. Quindi possiamo dire che ad oggi la Corte non ha detto che è costituzionale? No, assolutamente no. Non ha neanche detto l'opposto, no, perché non entrava nei suoi compiti, no, nell'ambito del giudizio non poteva farlo. Perfetto. Ora passiamo alle domande dal pubblico che ci segue. Allora, vado con quelle che ritengo giuste, non so se riuscirò a... giuste no, ma quantomeno quelle che sono riuscito a segnarmi, non spero di riuscire a farle tutte. Comunque Giovanni resta sempre e comunque a disposizione del Meetup, partecipa alle nostre attività sia fisiche su Parigi che quando le facciamo online. Potete fare le domande mettendole sul forum del Meetup e risponderò quanto prima, se saprà. Se so. E soprattutto se vi rispondo in maniera non semplice ed esaustiva, voi ce lo dite e va nella sedia. Allora, la prima domanda è di Andrea Cuomo, il quale ci chiede se il parlamentare, non tutti quanti qua ce lo sapete, perché sono tutto il giorno a fine, domanda infinita delle 6 minuti tanto, guardate, il parlamentare una volta eletto è parlamentare del gruppo che l'ha eletto, il parlamentare dei cittadini? No, il parlamentare una volta eletto rappresenta la nazione, e il parlamentare viene eletto infatti senza vincolo di mandato. Cosa significa questo? Ed è l'articolo 67 che è chiarissimo in questo. Ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Vuol dire che una volta eletto il parlamentare deve seguire di fatto solo la propria coscienza. E non esistono strumenti tecnici, anche perché sarebbero incostituzionali, per obbligare il parlamentare a appartenere a un certo gruppo politico oppure no. E non esistono neanche strumenti tecnici, perché, vi ripeto, sarebbero incostituzionali, attraverso i quali si può imporre a uno dei parlamentari eletti di votare in un certo modo. Perfetto. Quindi il Parlamento, quando ci dicono, abbiamo sentito alcuni politici nostrani dire io rappresento solo quella parte che mi ha eletto, eh no, è incostituzionale, perché ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione e deve fare gli interessi della nazione, non della parte solamente che no, assolutamente. Beh, no, Vincenzo ci chiede invece come mai i padri costituenti non hanno previsto dei limiti più netti e meno generici nell'uso di strumenti straordinari di legiferazione, come ad esempio i decreti legge. Certo. Ma il decreto legge dipende molto dall'uso che se ne fa. Il decreto legge nasce come un provvedimento provvisorio, innanzitutto, che il governo può adottare secondo la sua in base alla propria responsabilità in casi straordinari di necessità e di urgenza. Bravissimo. No, bravo. Ha un tempo limitato, deve essere trasformato, cioè deve essere convertito. Allora, vai tu nella senna, il decreto legge perché è pensato? Allora, cosa hanno pensato i padri costituenti relativamente alla funzione legislativa? La funzione legislativa primaria, ossia diciamo il potere di emanare delle leggi ordinarie, spetta al Parlamento, e in questo l'articolo 70 è chiarissimo: la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. È vero sì, però, che il governo può emanare degli atti aventi forza di legge. Questi atti aventi forza di legge sono il decreto legge da una parte e il decreto legislativo dall'altra.
Ma è vero anche che il potere normativo del governo resta sempre e comunque subordinato alla volontà del Parlamento. Perché? Perché nel decreto legge è il governo che si assume la sua responsabilità ed adotta un atto avente forza di legge. Ma innanzitutto può adottare questo atto avente forza di legge solo in casi straordinari di necessità e di urgenza. Ma non solo, il decreto legge è un atto che nasce provvisorio per sua natura e temporaneo, perché se del decreto legge non viene emanata entro 60 giorni dalla sua pubblicazione la legge di conversione da parte del Parlamento, lo stesso decreto legge decade retroattivamente, cioè è come se non fosse mai esistito. Questa decade retroattivamente è come se non fosse mai esistito. Salvo che il governo ha... Appunto, salvo che poi il governo non abbia adottato la cosiddetta tecnica della reiterazione. Come si fa ad aggirare l'ostacolo, diciamo, la sanzione della perdita di efficacia retroattiva di un decreto legge non convertito? È molto semplice: noi abbiamo un decreto legge che viene emanato a marzo, aprile, 60 giorni facciamo, a maggio decade. Il governo furbetto, e questa è una prassi della Prima Repubblica, il governo cosa fa? Emana un secondo decreto dello stesso identico contenuto. E così ne vanno un terzo, un quarto e un quinto. E ci troviamo una catena di decreti legge non convertiti e reiterati. Questa prassi, però, è stata condannata dalla Corte Costituzionale con una sentenza, la numero 360 del 1996. Comunque, la sentenza del 96, forse è il numero 380, adesso non è cosa. Se non ricordo male, era una prassi in uso dal governo Craxi. Certo, era una prassi della Prima Repubblica, che infatti è stata, il cui uso, la reiterazione dei decreti legge non convertiti, è stata condannata dalla Corte Costituzionale con una sentenza del 96. Noi continuiamo con... Aspetta, fammi finire che c'è un'altra cosa. Perché è stata condannata? Perché la reiterazione altera il rapporto tra Parlamento e governo. Perché? È al Parlamento. Si sostituisce in buona sostanza. Certo, è al Parlamento che spetta la funzione legislativa primaria. Il governo ha una funzione legislativa, sì, ma sempre subordinata alla volontà del Parlamento. Quanto ai decreti legislativi, anche in questo caso, i decreti legislativi che sono gli altri atti aventi forza di legge, è chiaro che i decreti legislativi sono subordinati alla volontà del Parlamento, perché il governo può emanare un decreto legislativo solo se c'è una preventiva legge delega da parte delle Camere. Legge delega che tra l'altro non può essere in bianco, perché il Parlamento può delegare l'uso del suo potere legislativo solo per oggetto definito, quindi deve indicare la materia sulla quale il governo può legiferare per un tempo determinato, in genere un anno e mezzo, due anni, e indicando anche i principi e i criteri direttivi che il governo dovrà seguire nell'emanazione del decreto legislativo. Quindi l'uso del potere normativo del governo è strettamente circoscritto. Poi esistono degli atti normativi del governo, che si chiamano i regolamenti governativi, i quali hanno una forza inferiore alla legge. Perché? Perché i regolamenti governativi non possono essere contrari alla legge. Forse avrei dovuto, e questo ne faccio mea culpa, avrei dovuto anche tratteggiare nelle sue linee essenziali la gerarchia delle fonti italiana, la gerarchia delle fonti del diritto, ossia la gerarchia delle norme. Ma non ti preoccupare, che avrai assolutamente occasione di integrare in tre parole, al vertice della gerarchia noi troviamo la Costituzione, sotto la Costituzione abbiamo la legge ordinaria e gli atti aventi forza di legge, e sotto la legge ordinaria e gli atti aventi forza di legge abbiamo i regolamenti governativi. Tra l'altro anche una cosa molto importante, che secondo la Corte Costituzionale,
in base a una prima sentenza emanata nel 1988, la Corte Costituzionale ha riconosciuto in realtà che esiste una parte della Costituzione che è assolutamente inviolabile. Cioè esistono alcuni principi supremi che sono fondanti della Repubblica, che non possono mai essere messi in discussione neanche attraverso l'uso della procedura di revisione costituzionale di quell'articolo 138. Principi che sono il principio di uguaglianza, naturalmente, il principio della sovranità popolare, che nessuna riforma costituzionale potrà mai abolire, abrogare, il principio anche della rappresentatività popolare, il principio democratico, principi che i tedeschi chiamano anche clausole di eternità. Allora, ti pongo due domande allo stesso momento e riguardano proprio l'ultimo excursus che tu ci hai fatto su questa gerarchia. Costituzione, finisce il... Ed è... riguarda il diritto europeo. Ti ho detto, no. Sì. Vedi. Allora, una riguarda, una viene da Gino, sì, che ci dice, come tu dici, la Costituzione vedeva questo debito in effetti speciali e ci stiamo riuscendo. Ok. Il popolo è sovrano. Sì. No, dai, problemi tecnici. Un attimo. Ok, voi dovete immaginare il fisso che abbiamo avuto qui. Allora, ed è, come è giustamente detto, nella Costituzione c'è scritto che lo Stato è sovrano. E oggi che il popolo è sovrano, scusa, attentissimo. Gino Camillo ci dice che la Costituzione italiana non è stata ratificata dal popolo italiano. Questo è vero, perché il popolo italiano si è limitato a indicare i suoi rappresentanti, cioè il popolo italiano si è limitato a scegliere i membri dell'Assemblea Costituente. Non c'è stata una successiva ratificazione, è vero. Però, che pensi? Penso che, guarda, io sono favorevole al fatto, alla possibilità di modificare l'articolo 138 e di escludere delle riforme costituzionali senza aver sentito il popolo. Cioè, l'attuale formulazione dell'articolo 138 prevede che si possa avere una riforma costituzionale in due modi. Se il Parlamento riesce a ottenere la maggioranza assoluta, ossia la maggioranza del 50 più 1 dei membri, allora si procede a un referendum. Referendum che poi tra l'altro non è neanche necessario, ma è solo eventuale, comunque viene sempre in genere chiesto. Se invece all'interno del Parlamento si raggiunge una maggioranza più elevata, ossia quella dei 2/3, il Parlamento approva direttamente il progetto di revisione costituzionale. E quindi non c'è la necessità di chiedere il parere del popolo. Ora, secondo me, si potrebbe anche modificare questo articolo, naturalmente con legge costituzionale, per rendere obbligatorio e necessario sempre, una procedura referendaria in materia costituzionale. Quanto all'origine della Costituzione, quanto al 1947, Devo confessare che io mi fiderei e mi fidavo molto di più delle persone che hanno scritto la Costituzione piuttosto dei nostri politici attuali. Perché se noi prendiamo la statura morale, giuridica e la competenza che avevano i membri dell'Assemblea Costituente, soprattutto il senso della democrazia, i politici attuali purtroppo non ce l'hanno. Perciò noi ci ritroviamo, diciamo che non è un difetto della Costituzione italiana. È un difetto dei politici. Sì, non è un difetto della Costituzione italiana vigente non essere stata approvata anche dal popolo. Non è un difetto nella misura in cui il testo è molto buono, nella misura in cui le circostanze storiche in cui è stata approvata erano molto favorevoli. E il popolo ha avuto lanciato delle persone competenti, soprattutto all'epoca c'erano dei reali ed effettivi partiti di massa, e non erano dei comitati di affari, quali purtroppo sono oggi.
Poi esistono in altri paesi anche possibilità di riforma totale, parziale. Allora, e adesso Matteo invece ci segnala delle tematiche europee, visto che siamo diventati amici di Beppe Grillo Europa e viviamo nella cosiddetta Europa, quasi come se fosse un paese a parte dall'Italia, ti giro le domande date da Matteo. Leggi e direttive europee possono entrare in contrasto con la nostra Costituzione? Sì. E se sì, che si fa? Allora, anche questa, la risposta a questa domanda richiede un certo tecnicismo. Perché? Perché il rapporto tra leggi nazionali, tra diritto nazionale e diritto comunitario, prima si chiamava europeo oggi, è stato oggetto di una lunga evoluzione da parte della giurisprudenza europea e nazionale. Ora, non posso ripercorrere in questa sede, lo farò sicuramente successivamente nei nostri incontri, non posso ripercorrere tutta l'evoluzione della giurisprudenza che parte dalla sentenza Costa-Enel del 1964, pronunciata dalla Corte Costituzionale Italiana prima, dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea dopo, sentenza Costa-Enel, con la quale la Corte di Giustizia sancì per la prima volta il principio del primato del diritto comunitario sul diritto nazionale. Principio del primato in base al quale il diritto comunitario deve prevalere, deve essere applicato, anche se in contrasto con una disposizione nazionale. Ora, è intervenuta anche successivamente un'altra sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea del 1970, con la quale la Corte di Giustizia ha affermato che il diritto comunitario è superiore anche alle disposizioni costituzionali. Tuttavia, questa idea della superiorità totale e assoluta del diritto europeo non è stata accolta dalla Corte Costituzionale Italiana e, d'altra parte, nemmeno dalla Corte Costituzionale Tedesca. La Corte Costituzionale Italiana ha sempre detto, prima negli anni 70, con la sentenza del 73 e del 75, se non mi sbaglio, poi l'ha detto a chiare lettere, con una sentenza del 1984, numero 170, la famosa sentenza Granital, che è vero sì che il diritto comunitario è superiore al diritto nazionale, questo l'ha detto la Corte italiana, ma sempre nel rispetto dei principi supremi sui quali la nostra Costituzione si fonda. È la cosiddetta teoria dei controlimiti, perché il limite all'applicazione diretta del diritto del diritto europeo negli ordinamenti nazionali è pur sempre il rispetto dei principi fondamentali, ossia i principi sui quali la Repubblica Italiana si fonda, principio democratico, sovranità popolare, e dei diritti inviolabili dell'uomo. Dal punto di vista pratico, come la Corte potrebbe intervenire su una disposizione europea, come la Corte italiana potrebbe intervenire su una disposizione europea che è in contrasto con un principio fondamentale della Repubblica Italiana? La Corte Costituzionale Italiana non può intervenire direttamente su un atto normativo europeo, perché il potere non ce l'ha, ma potrebbe fare un'altra cosa, e qua permettetemi un minimo di tecnicismo. Altrimenti non posso rispondere. La Corte italiana potrebbe dichiarare costituzionalmente illegittima la legge italiana con la quale è stato recepito il Trattato europeo, nella parte in cui consente che una legge europea sia contraria a un principio fondamentale italiano. A me sembra, te lo ripeto, comunque, la Corte Costituzionale potrebbe dire la legge, quindi quello strumento che ha permesso di recepire il Trattato europeo è incostituzionale. Non il Trattato, la legge che dice sì, possiamo usare la legge italiana, che ha recepito il trattato, quindi, che ha fatto entrare il link, il ponte verso che ha fatto entrare il trattato istitutivo nella parte in cui permette l'applicazione di una legge europea che è contraria a un principio costituzionale supremo italiano.
Allora, c'è un'altra domanda. Questa è la cosiddetta teoria di conto. Da parte di Maria, che c'era ripetuta più volte, quindi prima che ci telefona te la faccio, se no te la fai in diretta, ed è: qui in Francia Etienne Couard propone il tiro a sorte tra i cittadini per poter gestire la vita politica di un paese. Esempio antico, 200 anni in Grecia di governo. Che ne pensi? È fattibile? Cioè, scegliere a sorte chi va a governare? Gestire la vita politica, quindi sarà governo e Parlamento, tutto. Diciamo, confesso, è una proposta che non conosco. Cioè, chi è lui, Etienne? Etienne Couard. Confesso la mia ignoranza, non ho mai sentito la proposta di Etienne Couard. Neanche io. Vabbè, allora non sono tu, Michele, l'hai sentita? Lasciamo stare. Sinceramente in realtà sono contrario, perché se tiriamo a sorte i nostri rappresentanti... Possiamo anche tirare a sorte le leggi a questo punto. Sì, non sono più rappresentanti, perché non vengono scelti, ma vengono designati da un meccanismo, da un sorteggio. Potremmo anche a sorte decidere le leggi o decidere i limiti di velocità o decidere le cose a quel punto. Diciamo, non sono d'accordo. E credo che sia anche una deresponsabilizzazione dello Stato. Tra l'altro, magari non perché a questo punto il tirato a sorte, chiamiamolo così, non risponde a nessuno. Risponde meno a se stesso, perché è stato estratto a sorte. Non c'è una volontà attiva di... Poi, quanto al caso greco, la democrazia greca è molto particolare, perché poi la democrazia greca si fonda, non sono un esperto di storia del diritto, però la democrazia greca funzionava perché valeva solo per un gruppo di persone, e poi c'erano tutti gli altri schiavi, c'era tutto il villaggio che non aveva nessuna voce in capitolo, quindi non era una vera e propria democrazia, era la democrazia per l'elite. Che comandava per i plebei, non era assolutamente democrazia. Allora, ma era... C'è una bella domanda di Daniele Pantarena. Sì. I compiti di un parlamentare eletto nella circoscrizione all'estero estera sono gli stessi di quelli di un parlamentare eletto in Italia? Guarda, la Costituzione non prevede alcunché al riguardo. La Costituzione tra l'altro in forza della riforma del 2001, con la quale si è introdotta la possibilità per i cittadini italiani residenti all'estero di scegliere alcuni parlamentari, non prevede alcunché. Quindi direi che non c'è una distinzione netta tra i compiti del parlamentare eletto in Italia e i compiti del parlamentare eletto all'estero. Né nella legge elettorale ho mai trovato una distinzione tra la funzione del parlamentare eletto nel territorio italiano e il parlamentare eletto all'estero. Certo, non c'è nella Costituzione, ma il parlamentare che viene eletto all'estero dovrebbe avere un occhio di riguardo, diciamo, ed essere più sensibile dei parlamentari italiani sulla protezione e tutela dei concittadini che risiedono fuori dall'Italia. Tra l'altro non ho avuto modo di inserirlo, ma uno degli elementi a cui ho pensato un possibile programma da stilare in quanto italiano all'estero sarebbe, in attuazione della Costituzione, poi la promozione e promozione della cultura italiana all'estero e dell'insegnamento della lingua italiana nelle scuole straniere. Perché è il potenziamento degli istituti di cultura italiani all'estero. Su questo mi permetto di inserirmi per ricordare che stiamo organizzando uno dei prossimi eventi, sarà appunto sulla scuola italiana all'estero. Abbiamo già contattato i presidi delle scuole, il preside della scuola di Parigi, il console, che è colui che... perché la scuola all'estero è gestita, se ricordo bene, sono Michele, sette le scuole italiane sono sette all'estero, le scuole italiane all'estero dipendono dal Ministero degli Esteri. Comunque, ti terremo in batteria per quest'altro evento, ovviamente, okay. Ti voglio fare la domanda. Mi faccio solo che sono l'ora. Le 10:10. Ed è l'ultima domanda. Quindi... Va bene. Le altre verranno fatte sul forum o alla prossima occasione.
e poi dovrei spiegarci come funziona il Parlamento. Come funziona questo è il primo incontro di una lunga serie. Il primo incontro di una lunga serie. Allora, Giuliano... di andare a dormire perché c'è una marea. Tutti i commenti su Meetup a parte una mail. Quindi vi dovete 700 mail. Ok. Giuliano Caponi chiede: professore, non crede che il trionfo dei partiti personalizzati abbia spostato de facto il nostro paese verso un assetto semi-presidenziale contro le disposizioni costituzionali? Diciamo di no, perché se è vero, e questo ce l'ha anche dimostrato l'esperienza attuale, se è vero che c'è stata una deriva nei confronti della personalizzazione della politica e della presenza di un uomo forte al comando, come è stato quello dell'esperienza berlusconiana negli ultimi anni, è anche vero che la Repubblica Italiana è rimasta una Repubblica parlamentare. Perché? Perché nella Repubblica parlamentare noi abbiamo il Presidente della Repubblica, che organo imparziale, che designa il Primo Ministro e su proposta di questo i ministri. Il Presidente della Repubblica che non ha un ruolo di parte attiva politica, che non è un organo politico perché non rappresenta nessuna parte politica. Il Presidente della Repubblica poi che ha il potere di sciogliere le Camere. Ora, in Francia, dove abbiamo un sistema semipresidenziale, il Presidente della Repubblica è eletto direttamente dai cittadini e quindi riceve una legittimazione popolare molto forte che lo legittima ad essere l'attore principale del sistema politico. Presidente della Repubblica francese che ha anche il potere e l'arma di scioglimento delle Camere. Quindi non solo è capo di fatto del governo, il Presidente della Repubblica in Francia, ma anche un potere superiore al Presidente della Repubblica, per esempio, degli Stati Uniti, che non ha il potere di scioglimento del Congresso. Quindi aver dato nelle mani, diciamo, di un Berlusconi, i poteri di un presidente francese avrebbe, diciamo, comportato se non la fine della democrazia in Italia, comunque una deriva antidemocratica molto alta. Comunque, anche questo, perché qua sarebbe necessario ripercorrere e vedere i rapporti tra Parlamento e Governo nell'ambito del diritto comparato. Tutto questo, diciamo, questo tema lo rinvio al nostro prossimo incontro o a uno dei nostri incontri, quando parleremo dei rapporti tra governo e Parlamento. E studieremo... Studieremo, fuori dalla scuola. E analizzeremo, il difetto professionale di professore. Esatto. E analizzeremo sistema parlamentare, sistema presidenziale, sistema semipresidenziale. In questo modo avremo delle chiavi di lettura per capire la validità e la fattibilità di alcune delle tante proposte che sono state avanzate negli ultimi anni. Caro Giovanni, ci abbiamo altre domande che non faremo adesso perché abbiamo detto che stavamo nei tempi, quindi chiudiamo adesso, che però saranno spunto delle prossime, dei prossimi incontri che faremo, che riguardano quindi, che riguarderanno i regolamenti europei e nello specifico la Corte Costituzionale, quindi quali sono i meccanismi di difesa per non essere ripetati, quello che sia. Vi lasceremo quindi un po' con la suspense per le prossime incontri. Sicuramente ne faremo uno prima di Natale, questo è in dubbio, e ne faremo tanti altri, e più ci fate domande e più siamo contenti e più potremo fare altri interventi di approfondire alcuni elementi del sistema costituzionale italiano, di alcuni sistemi costituzionali europei e del diritto. Chiudiamo tipo Striscia la Notizia. Giovanni Bonato, Massimiliano Gambardella da Parigi, chiudiamo. Arrivederci. Non siamo fatti.